Salve ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Guardate qui che giornata che è uscito qui a Baden-Baden, Germania. Mamma mia! E oggi andremo con il mio amico Giuseppe a Strasburgo, quindi restate sintonizzati per vedere questo fantastico video. Bravo. Perché mo entriamo in Francia qui, no? Se non mi sbaglio c'è un mega fiume, mo, se non mi sbaglio. Penso una volta arrivai qui con Bici. la bici, però me ne sono dovuto tornare indietro perché da qui non puoi arrivare con la bici, capì? C'è un'altra strada, c'è un altro ponte, quello laggiù se non mi sbaglio. Però in realtà non so, diciamo, come si fa, perché una volta provai pure io. No, 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 io ci sono arrivato, sono andato con la bici, devi andare laggiù, Ma vedi? che bello, Là c'è un ponte guarda. Sì. e con quel ponte laggiù puoi arrivare in Francia con la bici. Ma c'è anche una nave che può andare in Francia. Sì, vabbè, però io l'ho fatto con quel ponticello là, è stato proprio facile. Comunque niente, mo ufficialmente mo siamo in Francia. La terra dei francesi. La, te la terra dei formaggi. Immagino che io vengo sempre a fare la spesa qua, sempre, perché qua io risparmio tantissimo. Vieni a fare la spesa qua, Sì. Giuseppe. Vado a Lauchan, oppure ci sono altri supermercati tipo Lauchan dove si risparmia tantissimo. E non ti nascondo, Raffaele, che me ne esco con le buste e mi dura anche di più di 2 settimane. No, Rispetto qua a Kaufland, netto, che non compri ma niente. molti me l'hanno detto di fare la spesa in Francia perché si Sì, risparmia. risparmi anche come benzina, tutto, Infatti. E io mi sono pure, diceva, vabbè. Comunque, Giuseppe, stiamo per entrare a Strasburgo. Quanti minuti mancano? Là sul Pochi Tom. chilometri, usa le due 8,15. corsie di destra per prendere l'uscita a quattro porte di Schirmeck per N4, B52 verso Kehl, Place de l'Étoile. Place de l'Étoile, Giuseppe. Comunque siamo ancora in periferia, eh? Dopo tutto l'intellettuale, qua va tutto l'intellettuale. Perché? Place l'intellettuale, Ah, Place Place de l'Étoile, ok. l'intellettuale. Che cos'è il circo? Dove? Ma quando mai? Questa sarà una fiera, boh. Chi lo No, sa? sarà cosa degli auto. Oppure può darsi, è una stazione degli autobus, ma non. Sì, uno stabilimento degli autobus. Bel video. Giuseppe, siamo arrivati a Strasburgo, ce Sì, l'abbiamo fatta. ce l'abbiamo. Abbiamo Yeah. E parcheggiato. adesso sai dove andiamo? Al cesso. Bravo. Metti Volevo capire. l'antiruggine. No, quello è un pezzo della cattedrale, sì. Sì, ma voglio capire. È fatta di cosa? Di pietra. Di pietra o di ferro? No, di pietra, Giuseppe. Perché vedo la ruggine. No, Questa è roba quando mai? dell'antiruggine, no? No, quando mai? Mo vedrai. Dove Ma io già ci sono stato a Strasburgo, però è sempre la dici? Ti aspetta, un'emozione. mio amore. Se tu mi spinge, Sempre io già ti vedo. un'emozione. Mamma mia, bestiale. Cioè, veramente è bello, eh. Minchia, sembra di stare. Come dici? Questo Sopra si può andare. non lo so. Guarda Amore, avanti, come faccio a dietro. guardare col cappuccio? Pure tu, guarda. Fuori. Tu devi fare attenzione. Giuseppe, che ne pensi? È Bellissimo. bella, questa è Notre Dame Sì, di infatti. Strasburgo, è bellissima. Infatti, ho notato. Ma si può salire sopra? Salire sopra? Sì. Penso di sì. Penso Ok, andiamo, dai. di sì. Andiamo, andiamo. No, no, ma vuoi salire sopra? No, Sì. no, Giuseppe, Sì. no. Hai paura? No, non è che ho paura, è che non lo so. Non lo so, Però è non c'ho bella voglia. però, No, dai. vabbè, no, è molto molto bella. È Siamo molto dai, bella. adesso il piatto. Oh, i pirati. Sì. I pirati. Ma tu lo sai che una volta qui stava così pieno di zingari che stavano suonando le canzoni degli zingari proprio sotto la cattedrale. Mamma mia. Comunque, raga, è stupendo, veramente. Fa freddo, ma fa veramente freddo, vai giù. Mamma mia. Quello, se non mi sbaglio, è uno dei locali più vecchi di tutta Strasburgo, quello là marrone qui. Ragazzi, siamo dentro la cattedrale di Strasburgo, Notre Dame di Strasburgo, che è un qualcosa di stupendo, mamma mia.
Ci sono entrato per la prima volta qua dentro, eh. Ma tutto è più della chiesa, No, ma questa è proprio una chiesa, capisci? Cioè, è bella. Veramente, guardala che spettacolo qua. Veramente spettacolare. Ragazzi, comunque è uno spettacolo per gli occhi, veramente. Guarda l'acqua. Raga, pure questo è spettacolare. Stupendo. Questo è un orologio, Giuseppe. Credo che sia un orologio. No, ma i dettagli sono spettacolari. Guarda, sì. Sei sotto a ste grate, sta pieno di soldi. Sì. Guarda qua, c'è sta una vasca di soldi proprio. È incredibile. E mi sa che sono ancora i franchi. Ci sono ancora i franchi? Eh sì, è vero, sono tutti soldi mischiati, li portano. È incredibile. Giuseppe, ti è piaciuta questa cattedrale? Spettacolo. Qua ragazzi. Ci sposeremo. Eh? Sì. Ci sposiamo qua. Comunque raga, sta un vento incredibile, veramente, cioè, il tempo è perfetto, però c'è troppo vento, mamma mia. Comunque adesso dobbiamo trovare un posto per andare a mangiare, Giuseppe. Mamma mia. Ho visto, il tuo telefono fa delle foto spettacolari. Guarda. Ho visto. Giuseppe, dobbiamo andare da quella parte, Pingu. Vieni da questa parte. Comunque non ci aspettavamo sto freddo oggi, eh. No, infatti. Mamma, però è bellissimo comunque. Meno male che c'ho sto cappuccio. Ci siamo salvati, va. Ovvero, veramente, mamma mia. Mi è rimasta indietro. Deve correre, corri. Che dici, Giuseppe? Sembra Londra qui. Ah, comunque queste stradine sono proprio caratteristiche. Mi piacciono tanto. Ma qua bisogna tornare prima l'estate, sarà bello. In estate qua fa caldissimo. Proprio perché il sole batte forte. Bello, già adesso tutti si sono montate le giornate. Meno male che si stanno più che altro pulendo le giornate, va? Che sta iniziando a uscire un po' di sole. Giuseppe, abbiamo trovato il fruttivendolo come in Italia. Vero. Che tiene la frutta esposta fuori. Bello, anche, eh? A Napoli fanno così, no? A Napoli. Quanto stanno i mandarini? 5,80 a chilo. Qui è bello, eh? Bello. Guarda qua questo ristorante qua. Com'è caratteristico questo dragone? Sì. Guarda, Giuseppe, vai vicino al dragone, mangi tu dragone. Comunque ragazzi, abbiamo una fame veramente troppo bella. Ed ecco raga, siamo arrivati alla Petite France, la piccola Francia. È uno dei luoghi più caratteristici di Strasburgo. Con queste case caratteristiche che sono rimaste molto fedeli alle case di tanti anni fa. No, più che altro sto facendo il video, raga. Va bene, ciao, salutiamo a tutti, dai. Ciao Giuseppe. Ciao ragazzi. Abbiamo trovato un locale, ci siamo seduti. Qua c'è Mimma. Dove ci sono i panni appesi? Cioè, non lo so. Giuseppe, mi ha detto che sono le mutande, che so? Sì, mutande, calzini. Sta di tutto appeso. Giuseppe, mangiamo. Mangiamo. Ah, io pensavo che stai facendo la fotografia. No, io faccio i video, non faccio le cose. Certo che mangiamo. Giuseppe,
Ma che insalate ci sono arrivate? Cioè, sono immense. Mamma mia, ma è gigantesca. Vabbè, però posso dire una cosa. È tutta... E c'è molto verde sotto, vero, va? Buono. Va bene, andiamo a mangiare, dai, assaggiamo questa insalata. Giuseppe, ci è arrivata da mangiare, pure a te Mimma ti è arrivata l'hamburger. Buon appetito. E a te ti è arrivato il condom blade, Giuseppe. Te lo mangi? Tutto. Va bene, buon appetito. Io c'ho questo bel salmone. E come dici sempre, forza e viva la patata. Vai. comunque è vero, si è calmato un po' il vento. Prima era più forte. Prima sì. E beh, Giuseppe, ti è piaciuto? Tantissimo, sto morendo di freddo, però va bene. Guarda quanto sono brutto col cappuccio. Perché sei brutto? No, col cappuccio, sembra una befana. Se no, ma quando io mai? Guarda io come sto col cappuccio. Sei bellillo. So bellillo. Là c'è anche la ruota panoramica, che adesso ci facciamo un bel giro. Mamma mia, tira una bestia di vento. Mamma mia. È vero, fa freddo, mamma mia. Mamma mia, Giuseppe, come fa? O ci aliamo tutto. Giuseppe, parla italiana, che significa ci aliamo? Significa spendiamo. Vabbè, ogni tanto sa da fa. Detto nella lingua nostra, ci aliamo, vuol dire spendere, non bisogna pensare alle spese, la vita è bella. Ah, mio, c'è pure il karaoke. Sì, sì, neanche a karaoke. Wow. Wow, però è bella, eh? Bestia, perché non la mettono anche? Perché? Come? Perché non ce la mettono solo noi? Boh. No, questo è il video, quale foto? Ah, c'è una foto. Ho giro in coppa a ruota, vai! Wow. Giuseppe, siamo saliti sulla ruota. Siamo solamente noi, però va bene. Però è calda. Almeno si sta calda, hai visto? Mamma mia. Quanto dura sto giro? Un giro Ti stai pisciando sotto. No, spero che... Fa due giri. Due giri, 8 euro per due giri. Io 8 euro per una parte pago 7 giri. Ah, comunque si sale, eh? Sì. Beh, si tanto ne. Sto cagando. E come? Devi andare in bagno? No, scherzo! Ah, Giuseppe, invece è bella, guarda qua. Guarda che panorama, guarda. Sì. Fantastico. Però guarda, veramente c'è un tramonto lì, guarda. No. Meraviglia. Quanto è grande sta cabina, eh? Bella, eh? Sì. Ah, però è bello il centro commerciale qua. Comunque là giù dove c'è il bowling, laser, biliardo. Ma si è aperto pure la sera, facciamo tutto, vogliamo fare tutto. Certo, è normale, Raffaele. A spendere i soldi, no? Ma c'è là. Oh no. Dobbiamo ciulare. E ciuliamo. Oh my god. Aiuto, fate piano che qua si balla. Guarda, io ho chiesto sulla ruota panoramica, secondo me adesso... Ma va lenta! E come volevi che andasse, scusa? No, quello che siamo andati alla... Era velocissimo. Vabbè, ma lui può regolare... Una domanda, Raffaele, perché la ruota è dritta ma noi ci spostiamo lateralmente? In che senso? Non ho capito. Noi siamo dritti, no? Adesso quando scendi sembra che la ruota gira così. In che senso? Ma che gira? Auguri. Tu guarda la ruota, questa, sembra che la ruota non gira così, ma gira in questa maniera, che si sposta. Facci caso. È un effetto visivo, Giuseppe. Okay. Oh, fascisce a me, Giuseppe. Cioè, se sono salito io sulla ruota panoramica, è il colpo. Ma sì, perché non siamo andati, lo sì, perché io soffro molto di vertigini. Siamo andati... Mamma mia, che stiale, bella. Guarda che panorama. Ma pensa di cadere qua giù, eh? E te, scusa. Sono ancora giovane. E corna, ti è. E te. E la Madonna. Si è fermato. No, dobbiamo ancora salire. Non siamo ancora arrivati al punto più alto. E fa questo, vedi? No, dopo ancora più in alto, dopo di questo. Ci fa pensare. Wow, però, mamma, raga, lì stiamo. Mo mi vengono. Ma però è bellissimo questo centro commerciale, è fatto bene. No, a parte gli scherzi, è fatto guarda bene. Guarda quanto è grande. Ma Giuseppe, mo siamo al punto più alto, eh? Però si stanno diversi negozi, no? C'è pure un fiume lì, credo. Sì, ma anche di qua c'è meno. Ma Giuseppe, mo siamo al punto più alto. Bello. Guarda, capito Giuseppe a carri fine basso, guarda là, va. Giuseppe, dai, yet da baish. Parla barese, dai. No.
ma perché? Diciamo le persone serie. E perché? Varese mica ma dice sì. Le cose sporche, giusto? No. Mi piacciono anche queste cabine che sono fatte. Sì, eh? Sembrano, sai, quando vai in montagna. Così sembra. Sì, sì. Bella. Ma le rotte di adesso sono molto più belle rispetto a quelle con noi andavamo in Italia, sembrano basse. Vabbè, mo penso che l'ingegneria. Dove andiamo alla Top and Best? L'ingegneria è un po' aumentata, mo. Però devo aprire luce. Più alta di queste. Là. Guarda, Giuseppe, guarda là, stanno tutti a fare palestra, tutti sui tapis roulant. Stanno tutti correndo. Sembrano tanti topolini. Qua. Bellissimo. Cioè, ma veramente che uno deve venire al centro commerciale per andare in palestra? Sì. Perché scusa, dove va il nostro amico a fare palestra? No, dico uno deve fare chilometri e chilometri, andare al centro commerciale. Sì, vabbè, non mica per forza a capo, andare anche ad altre palestre. Dico. Bella, bella. Beh, giovane, però facci fare qualche giro in più che io ti ho pagato il tuo euro, Ma mo' Kindle ci fa scendere. Sei finì, au revoir. Sei finì. Ah, però, Giuseppe, ma sono, sai dove devi andare tu? Dove? Sul carosello lì, vedi? Bello. C'è il cavalluccio. Ci sei andato sul caso. No, io vado su quello scivolo, guarda là. Quale scivolo? Quello là, vedi? C'è nessuno. Ah, quello è quello del McDonald's, sì. O no? No, no, quello no. È fuori, no, ah, no, quello. Quello puoi salire. Penso che sì. No, ma io voglio andare sul carto, vai giù. Posso andare. Dove sta? Là, vedi, billa, laser. Bowling, allora karting, là. Karaoke, jeu. Sai cos'è jeu? Sai cos'è jeu? No. Giochi. Ah, ok. Gioco. Jeu. E su qui, su qui. Non ti scappare, su qui. E su qui. Grazie, è stato un piacere, finito il giro. Grazie degli 8 euro, grazie a Mim. Sì, che ti pensavo? No, penso che ci fa fare un altro giro. No, non credo proprio. Io una volta lo feci. A Rusteva, a Stoccarda. Stava una grande ruota. Mi fece fare due giri. Però siccome i francesi sono pidocchiosi e tirchi e non lasciano mai mance, non ci fa fare più un secondo giro, sicuro, 100%. Ce lo fa fare. E siamo ancora qua. Già. E ci ha fatto fare un secondo giro. Già. Quanti altri ne farà con 8 euro? No, penso che ne fa solo due. Due. Sì, massimo due è lo standard. Vabbè. Perché ci lento, sta, dai. Sì. Sì. Comunque, raga, sto centro commerciale è tanta roba, C'è pure l'Old Wild West là. Ma costa più. Veramente molto bello. Però non mi aspettavo, l'Old Wild West. Ma cos'è quello VR là, Virtual Center? Praticamente tu entri dentro e vedi tutte le cose virtuali. Vogliamo femmine, vedere, Giuseppe? Anche le femmine. Vogliamo vedere? Sì, sì. Vai, arriva prima, vai. Thank you.
bellissimo, vai Raffaele. Mamma mia. Sesto posto, quinto, vai. Dai, 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 che ce la fai, dai. No. Quarto, quarto, quinto, quinto. Madonna. Bravo! Wow, winner! Bravissimo! Un altro giro! È difficile! C'è la neve, eh! Muore i soldi però! Aspetta, no! No, no, è grave! Hai vinto, è possibile! No, devi aspettare! Devo aspettare l'aria! Ne 12, 11. When, fai when? No, aspetta, vedi, c'è. È finita. No, vedi. Devo un altro centino, cioè io mi devo ancora pagare. Cioè, dove sta la fregatura? Dove sta la fregatura? Giuseppe, Giuseppe, allora che dici, com'è stata sta giornata? Bellissima. Che abbiamo fatto? Abbiamo giocato ai videogiochi. Abbiamo fatto la partita al bowling. Che peccato poi... che Raffaele è arrivato terzo, però ma io sono una schiappa, va vabbè. Bene. Non è vero. No, sono una schiappa. Mima è arrivata prima, ma solo per culo e va bene. Però questa giornata in Francia è stata bella. Abbiamo visto un po' la città, abbiamo mangiato, abbiamo girato. Ritornerò. Va bene. Io vi saluto ragazzi e noi ci vediamo alla prossima. Bravissimo. Ciao.